parlo in questa sede da giornalista, da operazione o da operatore dell'informazione. Mi fa piacere vedere questa grande partecipazione di associazioni ed è molto significativa la location. Siamo infatti di fronte a Montecitorio, dove si legifera e dove sinora, diciamolo senza se e senza ma, si è condannata a morte Taranto da parte di tutte, lo sottolineo, le forze politiche, dal centrodestra al centrosinistra al Movimento 5 Stelle. Sono questi gli assassini di Taranto, perché queste persone che non ci sono più, queste croci che rappresentano il ricordo, la memoria di chi ha perso la vita per un'industria assassina e per uno Stato assassino che ha consentito di uccidere e che consente di uccidere. Ci sono delle responsabilità gravissime. Immagino cosa accadrà relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, perché se il Consiglio di Stato, come ci auguriamo, dovesse confermare la sentenza del TAR che ha disposto la chiusura dell'area a caldo, dobbiamo temere l'ennesimo colpo di Stato, perché di colpo di Stato si tratta, perché già lo ha preannunciato il Ministro per lo Sviluppo Economico Giorgetti, ha preannunciato che la produzione dell'acciaio è strategica per il paese Italia, per il PIL, e quindi verrà imbavagliata la magistratura. Questo sarebbe un attentato alla Costituzione italiana, questa sarebbe la condanna a morte di una città che è stata stuprata, una città che dovrebbe vivere di mare, di turismo, di agricoltura, di cultura, di storia, e invece piange i propri figli. Vedete, abbiamo ascoltato tante promesse, quella di aprire, doveva essere aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno all'insegna della trasparenza. Cosa ascoltiamo ora? La favola, l'ennesima favola, le cavolate, le cazzate che si dicono relativamente all'accordo di programma, quando si parla di accordo di programma, quando si parla di acciaio green. Ma quale acciaio green? L'acciaio è il polverino rosso che entra nei nostri polmoni e che ci ha condannato a morte. Questa è la realtà. Non credete alle favole della decarbonizzazione che ci stanno raccontando a Taranto, che ci stanno raccontando a Bari, che ci stanno raccontando a Roma, detto da studiosi, detto da esperti della materia, per non parlare poi dell'ennesima favola, quella dell'idrogeno. L'idrogeno è praticabile solo, e lo ripeto, detto da scienziati della materia, in strutture, in impianti siderurgici che sono il decimo di quello di Taranto, e tutto ancora in via sperimentale, soprattutto nei paesi del nord Europa. E per parlare di idrogeno forse ci vorranno 20-30 anni, e intanto a Taranto continueremo a essere condannati a morire di cancro, a morire anche di patologie neurologiche e cardiologiche. Concludo ricordando che è stato istituito il Ministero per la Transizione Ecologica, doveva essere l'immagine green, chiacchiere. Il ministro Cingolani, ministro per la transizione ecologica, sta condannando a morte Taranto, perché il ministro Cingolani ha vergognosamente avuto il barbaro coraggio di appoggiare, di unirsi ad adiuvandum nel ricorso contro la sentenza del TAR a fianco di Ilva in AS e a fianco di ArcelorMittal. Questa è la vergogna di Taranto. Questo è lo stupro che viene perpetrato a Taranto da parte delle istituzioni, anche da un uomo delle istituzioni, da un rappresentante che appunto rappresenta quella che dovrebbe essere l'ecologia. È una vergogna, ribelliamoci e non molliamo la presa, perché il colpo di Stato è già in atto, il colpo di Stato che vuole imbavagliare la magistratura. Viva Taranto libera, Taranto senza Ilva, senza se e senza ma. Ilva e altre industrie inquinanti come l'Eni, come la Cementir, come la Marina Militare, come tutte quelle realtà
che hanno stuprato quella che era la natura di Taranto, la natura, una natura di mare, di sole e di turismo. Grazie a tutti.